Bella a tutti ragazzi e benvenuti al nuovo episodio della nostra videocarriera. Siamo, se non sbaglio, all'episodio 13. E la prima partita che affronteremo in questo episodio è la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter. Se ogni tanto faccio qualche smorfia non fateci caso, ma è soltanto che ho uno strappo al nervo sciatico che l'ho preso ieri sera mentre giocavo calcetto. Quindi se faccio qualche smorfia non fateci neanche caso, state tranquilli, è soltanto io perché mi fa male il nervo sciatico. Ovviamente che se sbaglio davanti alla porta faccio la smorfia è perché ho sbagliato il gol. Comunque, andiamo a leggere la prima email. Comunque sono stracontento che ieri è uscito il primo episodio della carriera giocatore, che a tantissimi è piaciuto. Sono già più di 1000 mi piace, quindi in questi giorni arriverà il secondo episodio. Adesso andiamo a giocare la nostra partita. State tranquilli perché voglio fare la partita perfetta, voglio arrivare in finale. Maglie scelte, tempo sereno. Allora, abbiamo una formazione piuttosto non innovativa. Comunque abbiamo un centrocampo povero di esperienza con Barella, Kozeb e Gonzalez. Trent classico con Dybala, Bernardeschi e Belotti. In difesa gioca Milanovic perché, guardate, Rugani è stanchissimo e Castelletto è infortunato. E Gonzalez idem, quindi magari poi cambiamo Gonzalez e lo facciamo entrare nel secondo tempo. Allora, è tutto pronto, ho portato l'ex Bonazzoli in panchina perché, come ben sapete, a queste cose io ci tengo molto. È tutto pronto per la nostra semifinale di ritorno. Vamos! Benvenuti qui dalla Scala del Calcio, da San Siro, per Inter Palermo, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Dopo l'1-1 dell'andata a Renzo Barbera di Palermo, le due squadre si andranno ad affrontare adesso. In finale è già volata la Roma battendo il Napoli, e adesso vedremo cosa faremo noi per questa sfida. Speriamo davvero di fare un'ottima gara. Qui guardate entrambe le squadre che entrano in campo. Il capitano per questa partita per noi è Stefano Sorrentino, che si riappropria dei pali. Qua l'arbitro è Lauro Lopardi, per la penso quarta partita consecutiva ci arbitra lui. Inquadrato Vidic. Vediamo se possiamo cominciare questa partita. Speriamo vada tutto bene, soprattutto forza Palermo, e incoraggiatemi con un bel mi piace adesso. E a fine partita vediamo com'è andata. Via, si comincia. Nagatomo la mette dentro. Munoz, Bernardeschi, Belotti, bravissimo. Vede Dybala, Dybala può andare. È un piccolo contropiede subito per Dybala. Dybala però è da solo e aspetta l'arrivo del suo compagno che è Barella. Nicolò Barella può andare fino in fondo contro Campagnaro. Barella la butta dentro, non ci arriva nessuno. Poi Dybala fermato. Barella vede ancora Daprela. Daprela prova a saltare Campagnaro ma non ci riesce. Daprela con i piedi per Dybala che prova la mancia su Campagnaro. Errore però. Kozeb di testa, Gonzalez ha la palla sul destro, lui è tutto mancino. Bernardeschi prova ad andarsene su Vidic, Vidic lo ferma. Attenzione, Vilan, Sorrentino col piede, la mette fuori. Calcio d'angolo per l'Inter, batte il divino Jonathan. Milanovic è il più alto, deve prenderla proprio lui. La palla però dall'altra parte, Bernardeschi salva tutto. Poi Munoz lanza Belotti. Belotti può andare però da solo, deve tenerla. Il Gallo prova a centrarsi, aspetta i suoi compagni. Belotti, bravissimo, serve Bernardeschi. Bernardeschi ve l'arrivo di Da Costa prova il cross per Dybala. Subito 1-0. Paolo Dybala ha ammutolito San Siro. Avanti Palermo 1-0. Di testa Paolo Dybala, che non è di certo la sua specialità, ma nella Serie B argentina ha sempre giocato la prima punta. Il fiuto del gol ce l'ha sempre avuto, e come in quest'anno in Serie A si vede. 1-0. Barella, bravissimo, serve Belotti. Belotti per Bernardeschi. Dybala, Belotti, Dybala, serve Bernardeschi. Bernardeschi al volo. Non impensierisce andare. Carrizo ancora, io lo odio Carrizo. Kozeb, Barella, Daprela, Kozeb ancora. Kozeb fa il regista oggi. Milanovic, lungo per Da Costa, forse un po' troppo lungo, no, ci arriva Da Costa. Salta benissimo Nakatomo, se ne va Da Costa.
Da Costa prova il cross sul secondo palo per Belotti. La parata stranissima di Carreso. Dybala in mezzo a due, se ne va Dybala. Può andare fino in fondo, Dybala. Dybala la mette dentro, troppo lunga però. No, dovevo tirare. Dopo quello che ho fatto dovevo tirare. Bernardeschi non impensierisce Carriso. Barella. Belotti. Belotti prova a scambiare con Barella. Barella sbaglia. Lancio lungo per Palacio. Palacio contro Munoz. Sfida tutta Argentina. Munoz non riesce a fermarlo. Poi Icardi sfiora il palo e la mette sul fondo al 45esimo. Finisce qua il primo tempo, 1-0 Palermo. Non dico niente, andiamo subito alla ripresa perché dobbiamo continuare a lottare così. Dobbiamo stare attenti e non sbagliare niente dietro. Dai, andiamo. Cross in mezzo, Sorrentino col pugno. Poi in Vila. Osvaldo la mette fuori, meno male. Bernardeschi lancia Dybala, palla lunga. Dybala ci arriva, non so come. Dybala prova il cross. Era un tiro in porta. Vediamo se Barella riesce a togliere la palla a Carriso o no. Vai Milanovic che sei più alto. Santa Madonna. Lancio per Guarin. Guarin, fine in fondo. Guarin dietro per Nagato, per Jonathan. Guarin, Jonathan. Maurito! Icardi la mette fuori. Osvaldo fermato da Milanovic, bravissimo. Poi Dybala. Barella. Piccolo contropiede per il Palermo. Barella. Largo per Dybala. Dybala dentro per Belotti. Belotti per Bernardeschi. Troppo lunga. No, fuori gioco. Peccato. Kocev sbaglia tutto. Riparte l'Inter con Icardi. Medel. Jonathan la mette dentro. Il salvataggio di Aprilà. Fa l'ottima diagonale. La mette in angolo. Dobbiamo stare attenti adesso. Cross in mezzo. Munoz di testa allontana. Poi la palla ancora in aria. Osvaldo la mette fuori. Nagatomo. Gonzalez la mette in angolo. 80esimo. Cross in mezzo. Quaison non ci arriva. Poi Sorrentino la mette in angolo ancora. Inter pericolosa. Jonathan la butta dentro. Munoz cazzala via. Porca puttana troia. Ehi, Medel di tacco per Mvila. Dentro per Juan Jesus. Sorrentino. Fuori gioco. Meno male. Meno male. Rivediamo se c'era. Sì, c'era, c'era. Poi che parata aveva fatto Sorrentino su Juan Jesus. Siamo nei minuti di recupero. Osvaldo. Salvataggio. Aprilà sbaglia. Cross in mezzo. Da Costa. Juan Jesus. Sorrentino cosa ha preso? Arriva addirittura il portiere. Pronto per sfruttare. C'è anche Andanovic. Forse l'ultima azione. Cross in mezzo. Palla fuori. Di là il tiro. Sorrentino. Si è dopato Sorrentino. Cross in mezzo ancora. Munoz. Si vola in finale. Si vola in finale, ragazzi. Si vola in finale. Giocheremo la finale contro la Roma. Eliminiamo anche l'Inter dopo aver eliminato soprattutto la Juve. Soddisfazione unica. Grazie alla rete di Dybala. Dobbiamo stare attenti che tutti questi talenti prima o poi ce li porteranno via. Stracontento. Finale Roma-Palermo. Finale di Coppa Italia. Sogniamo. Allora, guardando il calendario ho notato che un attimo che ve lo faccio vedere anche voi. Ho notato che mancano due partite per arrivare allo scontro a casa nostra al Barbera contro la Juve. Ci sono due partite in trasferta che sono Cesena e Chievo. Io direi di simulare prima questa, poi magari se vediamo che va tutto bene simuliamo anche la seconda. E possiamo giocare per la fine di questo episodio la partita con la Juve. Sistemo però la formazione perché così c'è gente troppo stanca in campo. E appena finisco vi faccio vedere subito la squadra. E soprattutto vi faccio vedere la partita simulata. Allora andiamo a simulare le due partite contro Cesena e Chievo.
Quindi prima partita con la partita col Cesena, giochiamo con Sorrentino, Almici, Gonzales, Rugani, Emerson, Quaison, Baselli, Bolzoni, Politano, Caprari, Machinoc. Magari riusciamo a strappare una vittoria. Comunque 1-0 già con Caprari. Se non avete visto prima, il Cesena ha pareggiato con la Juve, quindi nelle ultime partite magari sta giocando anche piuttosto bene. Comunque il Cesena deve salvarsi. Espulso Mazzotta, che mi dispiace perché è un gran terzino, poi un ex Palermo, un ex Primavera del Palermo. Siamo al 69esimo, avanti, ancora andiamo avanti con 1-0 di Caprari, va più che bene, vinciamo contro il Cesena e in classifica siamo ancora secondi, ho sbagliato, e ci avviciniamo alla sfida contro il Chievo, che simuleremo anche questo, soltanto che è un infrasettimanale. Quindi poi giovedì, poi già domenica mi sa, un attimo, voglio guardare per curiosità il calendario, dopo quanti giorni giochiamo con la Juve, è giovedì, venerdì, sabato, domenica, domenica giochiamo contro il Chievo, contro la Juve scusate, adesso contro il Chievo e poi contro la Juve. Contro la Juve sarà l'ultima parte di questo episodio, quindi direi di andare a cambiare la formazione perché voglio giocatori pronti e riposati per la prossima partita. Quindi Quaison, Bolzoni vanno bene tutti e due. Così gioco con Kocev, Barella e Kocev, Barella e Baselli, che si sta riposando. Scuffetti titolare, così Sorrentino ce l'abbiamo pronto. Rugani giocherà dopo contro la Juve. Gioca Milanovic. Bonazzoli, facciamo giocare al posto di Machinoc. Caprari, Politano, tutti e tre. Almici va bene, Emerson va bene, Gonzales fuori, dentro Castelletto. Formazione abbastanza cambiata. Dentro un Bakogu, cambiamo il modulo un attimo, 4-4-2, però così, ok. Va bene così. No, annulla. Rosa, facciamo giocare Quaison. Oh, che minchia faccio. Scusatemi. Castelletto tornerà. Quaison trequartista. Politano al posto di Maresca. E Politano che farà la mezzala. Preferirei farla fare a qualcun altro. Tipo Zalelem. Ok, tutto pronto. La proviamo così per questa partita, magari per fare, cioè così per far ruotare un po' tutti, per tenerli pronti per tutte le altre partite, cioè comunque li testiamo i nostri giovani. Simuliamo quindi questa partita, giochiamo come vi ho già detto con Quaison, Bakogu e Bonazzoni in avanti, poi Maresca, Zalelem, Bolzoni, Emerson, Milanovic, Castelletto, Almici, Scuffet. Prendete già di Paloschi, il nostro Albertino ci punisce al sesto minuto. Siamo al 40esimo, siamo ancora 1-0 per il Chievo. Ha ammonito anche Emerson insieme a Bolzoni. Bolzoni è stato ammonito al quarto minuto. Entra Bernardeschi per Maresca. Voglio capire se poi Paloschi 2-0. Bonazzoli 2-1. E arriva una sconfitta che magari non ci voleva per i punti a fine campionato. Però ho deciso di simulare questa partita così per velocizzare un po' la carriera, perché siamo ancora un po' indietro, voglio andare avanti, voglio arrivare in Europa League. Allora, quindi perdiamo 2-1 col Chievo, comunque è un risultato che ci sta, perché adesso andiamo a sfidare la capolista. Segna Bonazzoli, che è davvero felice. Andiamo a sfidare quindi la Juve capolista adesso. Vorrei dare uno sguardo alla classifica. Un consiglio, naturalmente giocherai, ti ho tenuto in panca per questo. Allora, ultima partita di questo episodio, la giochiamo contro la Juve capolista. L'abbiamo già battuta una volta, quindi giochiamocela. Va bene, con queste maglie, tempo sereno, giocatori tutti morti, modulo. Ritorniamo al nostro modulo. Sto sistemando piano piano la squadra, lo vedete anche voi qui. Baselli dentro, dentro anche Gonzales, che però è mancino anche Kocev. Poi Milanovic fuori, dentro Rugani, dentro Munoz e Almici fuori, dentro La Costa. D'Aprela naturalmente titolare al posto di Emerson, Scuffa titolare, va bene. Non vedo Gonzales,
che altro non so. Gonzales, ah eccolo qua, però è un po' stanco. Dentro Barella. Dobbiamo cambiare un po' anche gli interpreti in panchina perché sono davvero stanchi. Morazzoli fuori, dentro McKinnock. Poi per il resto direi di cominciare questa partita con Baselli con la fascia da capitano. Capitano è... dona una responsabilità enorme. Il capitano è Paolo Dybala. Palermo-Juve, prima contro seconda della nostra amata Serie A. Vamos rosanero. Dallo stadio Renzo Barbera di Palermo, Palermo-Juventus, prima contro seconda. Sarà una sfida importantissima per entrambe le squadre, ma soprattutto per il Palermo, che vuole continuare a stupire tutti e tutto. Vedete, la Juve prima 57, il Palermo secondo 53, seguono le altre squadre. Stadio gremito e giocatori che entrano in campo. Paolo Dybala con la fascia da capitano è il numero 10. Guardiamo inquadrato qua Vidal, il pubblico mette giù i cartoncini colorati e può cominciare questa partita che sarà entusiasmante, e questo ce lo inauguriamo tutti. Pogba era in corso da Gonzales, Pogba la mette sul secondo palo. Lichtsteiner la mette dentro, il salvataggio della nostra difesa. Poi sbaglia Baselli, non riesce a liberare. Pogba, ancora Scuffet. Belotti, Belotti col sinistro, la parata di Akinfeev. Marrone contro Da Costa, Marrone in aria, Marrone la butta sul secondo palo. Asamoah la butta dentro, Munoz, contropiede Palermo. Belotti può andare. È un 2 e un 3 contro 5, Belotti. Politano inventa per Belotti. Belotti! Alza la cresta il gallo, guardate bene! Alza la cresta il gallo e va sotto la curva nord inferiore a festeggiare. Il gallo Belotti, 1-0 Palermo. Proprio nel momento dove la Juve stava attaccando di più, arriva il contropiede rosanero e Belotti non perdona la Juve. La bestia nera della Juve è Andrea, il gallo Belotti. L'errore qua, poi il numero e c'è la rete. Ma che Chiellini, ma come fa a far gol Chiellini così? Ma dai, guardate che numero, cioè Chiellini no, cioè tutti vanno Chiellini. Grazie Scuffet, lancialo. E da solo Dybala, dopo il lancio di Scuffet, Dybala mette giù. Dybala uno contro uno. Dybala. Palla sul mancino. Dybala. Dybala. Col destro. Vacca troia. Peccato. Finisce qua. Un grande Palermo comunque, che ha messo sotto la capolista. 1-1 quindi. E ci sta comunque contro una grande Juve, dopo averla eliminata in Coppa Italia. Ricordo che in finale ci siamo noi. Classifica, Juve 58, Milan 54, Palermo 54, Napoli 53, Inter 52, Lazio 52. Sono queste le 6 squadre che stanno giocando i posti in Europa sia per la Champions sia per quanto riguarda l'Europa League. Non vi ho nominato la Roma e la Fiorentina perché comunque potrebbero rientrarci, ma hanno un distacco di quasi 10 punti, 9 la Roma e 10 la Fiorentina, però magari potrebbero rientrarci. Noi abbiamo sfidato in questo episodio il Cesena, che era ultimo, l'abbiamo battuto, poi il Chievo era decimo a 36 punti, quindi sta facendo un ottimo campionato anche il Chievo, quindi si sta che abbiamo perso contro loro. E poi abbiamo pareggiato contro la Juve capolista e abbiamo battuto l'Inter e siamo volati in finale. Quindi ragazzi, il video adesso è finito. Se il video vi è piaciuto e se siete contenti che il Palermo sia volato in finale, lasciate un bel mi piace. Commentate rispondendo alle domande se ve le farò. Qui sotto in descrizione trovate il link della mia pagina Facebook, del mio profilo Facebook, di Instagram e di tutti gli altri social possibili e immaginabili. Quindi se vi va seguitemi. Inoltre, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, condividete il video, aggiungete le preferite. Noi ci vediamo domani con o la carriera da giocatore oppure Road to Glory. Al prossimo video, bella.